Ciao amici di Gorizia TV, te le rompo con Franco Zotti. Siamo in Africa, puntini puntini. Intervista al generale. Adesso guardate un attimo il servizio e vedete dove che 1, 2, 3. siamo. Vai Zotti. Ma Zotti, Telerompo. Telerompo, Dove siamo siamo? in Africa, Perché? davanti al grande comune Sì, vediamo. Oh, guardalo. troppe luci. Probabilmente in Africa non c'hanno la corrente, Roby, Sì, no? no. Rispetto a ieri sera, dove eravamo a New York, alla Casa Bianca, dove Sì, a eravamo lì? Casa Bianca, A Casa sì. Bianca, qui siamo davanti al nostro comune, Sì. dove bisognerà fare una colletta per mettere fuori almeno, non so, non dico tanto, ma almeno auguri, buon Natale. Posso andare su un attimo? Vai tranquillo, fai vedere il grande, immenso comune. Siamo proprio a Gorizia allora, eh? Siamo proprio a Gorizia. Allora, stai attento, a Gorizia. Io ho parlato una volta, ho parlato col sindaco un giorno, ho detto, ma come mai neanche gli auguri fuori, no? Fa. Niente. Abbiamo tanti problemi, abbiamo tanti poveri, così mi ha detto lui. Questa Ma è la parola sua. ci sono, Robin, anche tanti Sì. poveri, però adesso io non voglio esagerare, ma con 6.000 euro al mese magari poteva mettere lui 100 euro per una luminaria. Generale, auguri! Ma come mai non avete messo le luci quest'anno, generale? Chi ha messo le luci? Il Guardi sindaco. la telecamera qua. Il Ah, sindaco non ha messo le luci. E non ho perché messo. motivo? Perché È per motivo? risparmiare. Per risparmiare. Un sindaco istriano. Eccolo. O genovese. O genovese. Genovese, dai. Ma lei ha visto Mo Falcone? No, non l'ho visto. Ma vada a Cormons, vada a Nova Gorica, vada a vedere un po' in giro. Non hanno risparmiato niente. Ah, beh. Perché c'è stata una segnalazione che verrà la guerra. Allora è Ah, meglio beh. mangiare. Cosa ne pensa di questa guerra? Finirà? Difficile, penso che abbiano interesse gli americani ad andare avanti. E quindi non sarà mai una E che i fine. russi difenderanno i loro punti fermi, perché altrimenti finiscono male anche loro. Facciamo gli auguri anche a quella povera popolazione che è in Sì. guerra. Ai popoli bisogna fare gli auguri, sia cioè il popolo russo che il popolo ucraino. Esatto, quindi auguri, gli facciamo gli auguri, speriamo che questa brutta guerra. Io sono per la pace. Anch'io sono per la pace. Per la pace e anche in questo Facciamo momento. l'amore, non facciamo la guerra. Certo, mettete i fiori dei vostri cannoni. Esatto. Però c'è una grande mangiatoria sotto, No, è è una chiaro. mangiatoria Ma tremenda, eh. giura da 30 anni. Eccola là. Ecco, adesso ci sta registrando, poi se va bene che Noi siamo, Sì. questo qua va anche a Putin e a Zelensky, Va cioè da come tutte si le chiama? parti. Va da tutte le parti, quindi siamo a livello mondiale noi. Ah, benissimo. Però diciamo che comunque la guerra porta la miseria e la ricchezza a Esatto. qualcuno, perché è Sì. sempre stata così. Nella Ah disgrazia sì, c'è ma qualcuno. porta la ricchezza ai fabbricanti di armi, porta la Sì, fabbricanza. beh, qualcuno ci Qualcuno ci guadagna guadagna, sopra. quindi ci sono interessi anche in queste cose. Boh, Sì. noi vogliamo la pace, vogliamo la pace anche col nostro sindaco, Poi vogliamo la pace. posso Bisogna dirti costruire. una cosa allora. Oggi mi è arrivata la bolletta della luce. Strano, regalo natalizio, eh? 300 No, euro. allora è arrivata 2,44. Bene, Però dai. io ho detto, sono contento perché l'anno scorso era 536. Ma ha un esercizio commerciale lei No, oppure? no, 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 privato, privato. io sono privato. Scaldo con la Ma corrente. il problema è che quest'anno d'inverno non c'è stato ancora freddo, Roby, Ah devi no? calcolare questo, insomma, a parte queste giornate un po' umide, Ma ma il poi ad freddo. appartamento pure c'è una No, villazza. Appartamento con appartamento, piscina. beh. Con Appartamento con piscina, piscina. sì. C'è la vasca da bagno, no? Vabbè, Noi lo usiamo sì. come piscina. Ma comunque. Zotti, allora rinnovo Dai, le tanti faccio gli auguri. auguri anche lei, mi raccomando. E si prepari che tra 4 anni la mettiamo in lista. Se hai bisogno di qualcosa, se sarò Ma ancora se mi dà dei un 100 euro. sarà ancora dei vostri. Certo. Vabbè. Chi lo sa, chi No, lo sa. no, tranquillo. Quindi no, però la cosa importante è trovare una moneta sovrana non a debito che sia una moneta parallela. Questo è il Io punto. volevo fare i zottini d'oro. Si possono fare? Non è E male ci l'idea. chiudiamo nel castello e stiamo là No, ma lei sta tranquillamente. scherzando, ci vuole la Vabbè. moneta parallela, praticamente ci vuole una statonota, come dice il professor Antonio Galloni, come dice l'ingegnere. Cultura qua ragazzi, Sì. cultura, Natale, facciamo Sì. cultura, no, perché dobbiamo stringere no, per... perché non Stringe. stringo, me ne vado via subito. No, perché quello è importante, ci vuole la moneta parallela, come ha fatto la Germania, ha tirato fuori 850 miliardi Miliardi di di euro euro. per sostenere tutta l'economia tedesca durante Ma la loro pandemia. ce l'hanno, noi No, no. no, noi li abbiamo perché la moneta non si trova sugli alberi, si crea, So, si ciclo, si ciclo crea. stile. Basta il Sì, eh? ciclo stile, certo.
anziché fare banconote, che non possiamo farle perché deve fare la BCE, facciamo delle statonote che possono essere usate solamente nel territorio. Come i mini assegni di una volta, si ricorda che avevamo le monetine? Da 500 a 100 lire. Sì, ma da 500 lire anche di carta le deve aver fatte more. Però potremmo fare anche delle monete da 10 euro, per esempio. Sostitutive. Al mercato interno e basta. Però è appunto per il mercato interno. Ma non vogliono. Vabbè. Ma no, debbono volere. Dobbiamo salutare tutti, caro generale. Per me c'è un po' di ignoranza anche in giro, però ci sono gli uomini. E come diceva il generale, armiamoci e partite. Ah, ok. No, non era generale quello. No, armiamoci e partiamo. Era un'altra epoca. Però non partire più. È chiaro. Perché qua con la parità dei sessi poi potrebbero fregare anche le donne tendere battaglioni femminili armati per andare a pace prendere. Bene la salutiamo bene, auguri, caro, ci vediamo buon salve buon dì salve di roba che chiudiamo con questo grande intervento del generale e andiamo in Piazza Vittoria. Mi sembra che c'eri già, no? Sì, ero già. Hai misurato bene con te la sì nostra, ho filmato un po' il tutto la nostra stanzetta di ghiaccio. Sì, una stanzetta quella. Vabbè, caro sindaco, potevamo impegnarci un po' di più e magari svegliarci un po' prima. Però anche questo è spettacolo. Va bene. Te le rompo. Ok. Esatto, gli auguri non costavano molto. Bastava tirarsi giù un due soldi.